uccidono le persone, le perseguitano, capito? Le chiamano, vanno sotto casa, le perseguitano. Sono quei cosi malati, quelle persone così, capito? Per favore, allontanati un attimo, che non posso passare. Non posso passare. E questo qua, insomma, faccio un po' breve, su tutte le cose che ci ha fatto in questi 4 anni, così questo qua, dopo 4 anni è riuscita a fare, come dire, c'è stato il processo e tutto, è riuscita a farlo, c'è stata una condanna, 1 anno e mezzo a questo qua. E ecco perciò te lo dico, e questo qua abita a Terracina. Oh Madonna, dico, lo voglio dire a Anna, vabbè che tanto Anna non è che parla, fa, che diciamo che esce più di quello, insomma, così. E questo qua è uno stalking, si chiama, da fastidio. Praticamente questo si era introdotto nella sua vita, si era introdotto nella sua vita, come dire, lei è vissuta col terrore che potesse anche andare all'asilo dove stavano i figli. È arrivato al punto di fare una cosa presso il tribunale per far credere al tribunale che quel figlio che c'aveva era figlio suo, allora che lei già non lo conosce. Insomma, ti dico un po' breve, insomma, tutto quello che ha passato là così. No, 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 la fanno vedere. Non l'ho visto, non si è visto? No, non si è visto. Così, e dice, ma lei ne parlava, ma ancora tremante, insomma, perché dice che poi lei ha dovuto cambiare 2 volte casa, si è presentato a casa della mamma e il padre, e diceva che era innamorato di lei, ecco, che era innamorato di lei, che avevano fatto sto figlio insieme, rendi conto? E dice che è sposato. Bah. Non lo so, non lo so, hanno fatto il profilo, logica, ha dovuto pagare lei una criminologa, ha dovuto pagare gli avvocati, ha dovuto pagare tutto. E in più l'hanno condannata a 1 anno e mezzo e sta a piede libero. Allora non si capisce questa condanna che ha avuto di 1 anno e mezzo, pure con la palapere, con la dice, ma 1 anno e mezzo di che cosa? È stato condannato ma non sta in galera, non si capisce. La residenza ce l'ha a Terracina, l'ha detto 2 volte. Sono pure registrato. E te lo volevo dire ieri sera, dico, ma devo dire, mo sa pure a mettere a dormire, questa cosa non va bene. No, ma oddio, questo ci admira lei, comunque. Ci admira questa conduttrice. Ma si vede che c'ha la residenza a Terracina, ma ce n'avrà pure un'altra a Roma, perché questa a Terracina non viene, non ci sta. Lei vive a Roma, vive a Roma. Si è presentato, adesso dice che attualmente passa sempre sotto la casa della mamma e il padre, questo. Sta sempre in giro così. E allora boh, lei è un po' tranquilla, nel senso che è stato riconosciuto. Lui stesso ha detto che, sì, che ma, io non so, ma una persona così dovrebbe stare dentro. È una cosa così, sì, è arrivato al punto di dichiarare che hanno avuto un figlio insieme. Cioè, ci sono venuti. Eh sì, è quello che non si capisce. È quello che con la Paola Perego diceva, non si capisce il perché una persona così ci hanno dato 1 anno e mezzo e sta fuori. Non si capisce. Madonna santa. Dice sì, quando ha detto, e Carlo faceva, te che faceva segno per registrare. La. Sì, l'ho registrato. Cioè, ha detto la residenza a Terracina. C'ha la residenza, ma non ha detto che ci sta sempre. Madonna santa, è uno stalking. Praticamente si è messo in testa che stanno insieme. Allora non è vero niente. Si crede di essere il marito suo, ecco. E il padre dei figli, ma ti rendi conto? È un malato, sì. E non si capisce perché è stato riconosciuto, è stato condannato e tutto, che non è vero niente, tutto questo, e che la perseguita, che ha perseguitato la mamma, il padre e tutto, e non si capisce perché questo sta fuori. Non si capisce. Non si capisce.
Non si capisce. Sì, no, ma a me. Ma tu mi dirai, bisogna avere paura dappertutto, anche senza sapere questo, ma ha colpito il fatto che residente a Terracina, capito? E questo che Oddio, bisogna, come d'abitudine, uno sta attenta sempre, anche senza sapere questo, diciamo. Anche senza sapere questo. Sì, sono qui.